Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come probabilmente sapete se mi seguite su Instagram, questa settimana c'è stato il compleanno di Alexa e durante tutta la settimana e in più la domenica abbiamo festeggiato il suo compleanno. Nel frattempo che recupero tutti quanti il materiale video e le foto che hanno fatto tutti quanti i nostri parenti quel giorno del compleanno di domenica per farvi un bel video vlog, visto che io comunque ero abbastanza impegnata a fare tutto quanto, a servire tutti quanti e quindi ho lasciato gli altri, ho chiesto espressamente se facevano qualche foto e qualche video, poi me lo giravano. Quindi sicuramente pubblicherò questo video vlog, spero il più presto possibile e spero di recuperarli in fretta questi file. Abbiate pazienza magari se vedrete diverse qualità video, perché appunto sono fatti con cellulari diversi e da persone diverse, però sì, ve lo farò il più presto possibile perché è stata una bella festa. Alexa è stata veramente molto contenta e ha ricevuto davvero una marea di regali, veramente. Io li ho qui tutti intorno e non sapevo come farli entrare tutti quanti per riuscire a prenderli agevolmente. Qualcosina vedete anche alle mie spalle perché proprio non ci stava più. E niente, volevo farvi questo video per farvi vedere appunto i regali che ha ricevuto. E penso che questa tipologia di video sia una cosa carina perché comunque si possono prendere delle idee, degli spunti se siete magari invitati a qualche festa di qualche bimbo o volete fare qualche regalo carino ai vostri bimbi. Allora, da dove partiamo? Partiamo da questo sacco, che in questo sacco ho messo diversi regali, non soltanto quelli della ragazza che mi ha regalato le cose con il sacco. Comunque, questa sacchetta è una sorta di zaino a due bretelle e quindi dopo si mette a zaino ed è stata fatta dalla sua mamma. Qui ha questa balena sul verde, è veramente molto molto bella, a pois e anche il materiale è tipo impermeabile, quello tipo delle tovaglie impermeabili, si antimacchia. Piscina gonfiabile, questa che sembra abbastanza grande, è un 85x85 cm. Sembra molto robusta e insieme a questa piscinetta gonfiabile ci ha regalato anche tutto un set da spiaggia con la tartarughina, il polipino, le formelle, secchiello, setaccio, tutto di Biancaneve con le principesse. Con questa piscinetta qui pensavo di fare più che la piscina vera e propria una sabbiera. Spero che la cosa funzioni. Mi sembra molto robusta, quindi penso che sia adatta anche per fare da sabbiera. Non la uso come piscina perché qui arriva un altro regalo di un'altra persona, anzi di una coppia con una bimba, che ci hanno regalato questa piscina della Barbie. Questa credo che sia un pochino più grande, sia un diametro di 1,22 m per un'altezza di 30 cm. È carina, colorata e appunto in caso quella la uso come sabbiera e questa la uso come piscina, che però darò alla nonna perché qui c'è stato il nostro regalo che non gliel'abbiamo dato il giorno del compleanno la domenica, ma gliel'avevamo dato durante la settimana perché l'avevo trovato in offerta alla Lidl. E cioè, non so se ci entra nemmeno nell'inquadratura, questa piscina che è veramente stupenda, super accessoriata, con lo scivolo per le palline, il basket, la fontanella, veramente ha un sacco di cose ed è grandissimo perché se non sbaglio, vediamo se ritrovo le misure. Sì, è 3 metri per 1,80 m x 160 cm di altezza dove c'ha il basket. Allora, qui c'è un po' un misto, non mi sono preparata niente, quindi prenderete le cose come vengono. I fratelli di Luca le hanno regalato, allora, questa bambolina per cui Alexa è veramente impazzita. Quando l'abbiamo scartata, l'ha voluta togliere dalla confezione, se l'è portata in giro per tutto il resto della festa. Non so perché, ma veramente le è piaciuta da morire. Insieme a quella gli hanno regalato anche questo giocattolo a traino, che ha una cordicella e che può portarselo in giro e mentre cammina questa rotellina gira e anche tutte le perline che ci sono qua dentro fanno rumore. E quindi è un giocattolino carino, molto vecchio stile.
Tra l'altro vedo che ha un barrette del volume, quindi penso che faccia anche qualche suono carino. Un'amica Monica, che forse avete visto in qualche vlog, insieme al suo bimbo Maki, le hanno regalato questo giocattolo di legno con tutti gli animaletti che percorrono questi vari percorsi. E anche questo qui è un giocattolo a traino. Non so se anche questo si muove mentre cammina, però è un giocattolo. Io i giocattoli di legno impazzisco veramente, lei lo sa, infatti, ed è andata sul sicuro. Veramente molto molto carino. Una cosa che non riesco a farvi vedere perché non mi entra nell'inquadratura. E vi faccio intravedere la scatola, ma tanto è vuota perché l'abbiamo già montato. È questo triciclo, forse si vede meglio da di qua. Ok, è questo triciclo che in realtà è una sorta di via di mezzo tra un triciclo e un passeggino. Infatti, per il momento, con le cinghie di protezione e la barra intorno alla vita per bilanciarla, si può benissimo portare in giro con il maniglione senza che lei guidi, possa realmente guidare il triciclo, ma usarlo come un vero e proprio passeggino, quindi per trasportarlo. È una cosa veramente molto utile nella nostra situazione perché ce l'hanno regolata con cognizione di causa i suoceri, perché appunto così quando la porto lì da loro, mia suocera riesce a portarla in giro con questo, senza dovergli tutte le volte portare il mio passeggino, perché al momento abbiamo solamente il mio passeggino disponibile e quindi ha trovato questa soluzione ingegnosa che sfrutterà anche crescendo, perché poi il maniglione si leva, il blocco dello sterzo si sblocca, diventa un normalissimo triciclo con vari, tra l'altro anche con varie altezze del sedile, quindi anche per bimbi un pochino più alti. Mi è sembrata veramente una genialata questa. Già me l'aveva accennato che glielo voleva comprare e questo mi è sembrato veramente molto ben fatto. Un'altra amica, queste amiche sono, tranne una, tutte amiche del corso preparto, le ragazze che avevo incontrato appunto quando facevo il corso preparto e con cui poi abbiamo continuato a frequentarci un pochino per qualche merenda o qualche colazione insieme ai bimbi e quindi adesso stiamo facendo tutto il giro dei compleanni perché più o meno sono nati tutti in questo periodo o comunque nel giro di un paio di mesi. Appunto, questa amica ha regalato ad Alexa questo giochino Primi Passi che, sono sincera, ho aspettato il giorno del compleanno apposta per comprarglielo, perché cioè, se non gli fosse arrivato l'avrei comprato io. Aspettavo il giorno del compleanno perché sapevo che comunque sarebbero arrivate tante cose. Volevo diminuire il rischio che ci fossero doppioni, ecco. E è veramente fatto molto bene, anche questo in legno. Anche qui mi conoscono e sanno quanto mi piace il legno. Ci sono tutti dei mattoncini all'interno del giochino. Il bambino non rischia di ribaltarsi, non rischia di scivolare. È veramente fatto bene. È di questa marca Ape e per l'appunto ha fatto una scelta azzeccatissima. Mio babbo e la sua famiglia hanno regalato ad Alexa questa macchinina che ha l'accensione, fa tanti suoni. Sul volante ha tutta questa pulsantiera, ogni pulsante corrisponde a un suono diverso, adesso dovremo scoprirla insieme ad Alexa e niente, molto carina. Passiamo ai regali che vedete dietro di me. Questo cavallino è stato regalato da mia mamma e dalla sua famiglia, è un cavallino bellissimo in pezza, ora lo vedete girato così, ma da quest'altra parte ha una tasca con un orsacchiotto piccolino che suona, un sonaglietto. È veramente fatto benissimo in legno e pezza. E la criniera ha della carta dentro, quindi fa questo rumore tipico dei anche libretti, i primi libretti. La sella e le briglie sono in penso e copelle. È veramente stupendo. Cioè, dalla foto l'abbiamo presa su Amazon. Dalla foto sembrava bello, ma dal vivo è ancora più bello, veramente stupendo. Tra l'altro è dell'altezza giusta per Alexa perché adesso ci arriva a sfiorare con i piedini, con le punte dei piedini, però comunque le andrà bene in fretta e quindi, visto che adesso ci sta con la punta dei piedi,
Spero che le duri ancora un bel po'. Mia mamma ha voluto fare questo regalo perché appunto io parlo sempre del mio cavallino di quando ero piccola. Se ce la faccio vi metto una foto. È un cavallino di cui sono stata innamorata, un regalo che è rimasto nel cuore. Poi vabbè, il modello l'abbiamo scelto insieme, più io che lei in verità, perché c'erano tanti modelli che ci piacevano, però questo proprio ci ha rubato il cuore. Costa un po' di più rispetto alla media dei cavallini che si trovano in giro, però appunto è uno di quei regali che se piace rimane nel cuore e quindi ne vale la pena. Passiamo quindi al reparto vestiti. Purtroppo non li ho tutti qui perché alcuni li ho già messi da lavare che mi sono stati regalati da alcuni amici durante la settimana. Con uno però ci ho fatto la foto dell'anno che trovate sicuramente su Instagram. Seguitemi su Instagram perché vi faccio sempre un sacco di foto ad Alexa e vi faccio anche vedere probabilmente tutti questi giocattoli in uso. Quello è uno dei vestiti che ci è stato regalato. E poi ce ne sono stati regalati anche altri, ma al momento sono tutti quanti da lavare e quindi non riesco a farveli vedere. Però posso farvi vedere questi. Partendo da una zia ci ha regalato questo completino che consiste in questo vestito con la sua fascetta con le margherite e i calzini con le margherite in abbinato. Veramente molto molto carino. Molto estivo, a me piace da morire il giallo, è uno dei miei colori preferiti, tra l'altro di questa marca Melby che conosco e so che ha dei tessuti molto molto buoni. Alcuni cugini ci hanno regalato, cugini di Luca, ci hanno regalato quest'altro completo con questa t-shirt con l'elefantino, i leggings con in fondo il pizzo. E o da mettere sopra o da mettere anche semplicemente da soli insieme alla maglietta, anche questi calzoncini più corti. Gli hanno rifatto il guardaroba, veramente. Poi mia zia, sotto richiesta, perché mi ha chiesto che cosa mi serviva e questo mi serviva, ha regalato ad Alexa questo costumino contenitivo per andare in spiaggia, ma anche per andare in piscina. Spero che lo accettino in piscina perché nella piscina dove andiamo noi vogliono quei costumini un pochino più imbottiti sotto, proprio tipo a pannolino. Soltanto che sono introvabili, non stiamo riuscendo a trovarli, quindi spero che accettino anche questo. Comunque è contenitivo per la pupù se la trattiene tutta quanta. E questo qui è il davanti, a righine con le farfalline e il tigrotto. E dietro invece ha la giraffa e l'elefantino. Non so se si riesce a vedere bene. Con scritto clic clic sorridi. Questa giacchetta non ricordo se andava insieme a uno di quei due completi o non mi ricordo sinceramente. Molto carina, è una giacchettina tipo impermeabile. Grandina, quindi penso che si possa utilizzare anche in autunno. Una fantasia veramente molto bella e femminile, così sfido chiunque a scambiarmela per un maschietto. Ditemi anche voi, consolatemi, ditemi che anche a voi succede tantissimo che vi scambino la bambina per un bambino o viceversa. Con le mie amiche ci stiamo rendendo conto che anche se vestiamo i bambini tutti di rosa o tutti di azzurro, comunque non si sa perché lo scambiano per il sesso opposto. Un'altra zia insieme a due cugini. Ci hanno fatto questi due completi che sono uno più bello dell'altro, veramente. Questo stile a me fa impazzire. Probabilmente non sono i vestiti più comodi da mettere tutti i giorni, però veramente lo stile è qualcosa di impagabile. Uno dei due è questo splendido vestitino rosa che fa molto Summer Jamboree. Io sicuramente la vestirò così se dovessimo tornare al Summer Jamboree. Perché per chi mi segue da poco, noi quasi tutti gli anni andiamo al Summer Jamboree. Un anno ci siamo proprio vestiti di tutto punto, eravamo fantastici, eravamo bellissimi, viva la modestia! E se dovessimo tornare al Summer Jamboree anche quest'anno, sicuramente vestirò così Alexa con la sua cuffietta. Anche questa gliel'abbiamo fatta indossare, era veramente un amore. Stupenda.
E per completare quel look, ma in realtà da mettere anche con il prossimo che vi faccio vedere, questa giacchettina di pelle corta, fantastica, cioè questo non ci sono parole, cioè veste meglio lei di me, ma questo ci vuol poco però, mamma mia. E poi dicevo, questo vestitino, anche questo è un amore, è un pochino più piccolo, quindi probabilmente le va già adesso, non so se riusciamo a portarlo fino alla fine dell'estate, però comunque è molto bello. E penso che appunto anche questo con la giacchettina rossa ci possa stare bene. I tessuti sono molto buoni, le cuciture fatte benissimo. Io questa marca non la conoscevo ancora. Questa è un 18 mesi, Alexa veste, sì, veste adesso 18 mesi, quindi per più in là nell'estate gli sto prendendo anche 2 anni. Però questo insomma mi sembra abbastanza larghino. L'ultima cosa che mi stavo dimenticando è il casco, anche questo in realtà non è stato proprio un regalo ma è stata una necessità, perché la settimana scorsa Luca è andato a comprare il seggiolino per la bicicletta perché gli è venuta voglia di fare delle gite in bicicletta tutti quanti insieme e quindi ha preso il seggiolino per la bicicletta da tenere quello attaccato al manubrio. Però non ha preso il casco perché quelli che c'erano lì, lui l'ha preso al Decathlon, quelli che c'erano lì ha detto che non gli piacevano molto e quindi abbiamo preso questo qui su Amazon, che tra l'altro era uno di quelli che costava di meno. Siamo contenti di aver trovato un casco che comunque è femminile senza essere tutto rosa. Oltre a tutte queste cose comunque sono arrivate anche delle bustine ovviamente con un po' di soldini, che adesso dobbiamo vedere se investire in oggetti, magari cose che ci servono al momento. Io spero di avervi fatto vedere tutto, a parte quei 2 o 3 vestitini ovviamente che sono da lavare, quindi purtroppo non ho potuto farvi vedere. Spero di avervi dato qualche spunto, qualche idea originale per qualche regalo, magari a bambini che conoscete a cui dovete fare un regalino. E sperando che il prossimo video sia appunto il videovlog della giornata di domenica, quindi sperando di riuscire a recuperare tutti i file e i video fatti dalle varie persone, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!